Allora, gli ospiti di oggi, li abbiamo già conosciuti prima, sono i Salottica. Il perché del nome del gruppo? Salottica perché è nato in un salotto e poi volevamo dare un nuovo messaggio, quindi quello di non fare salotto e basta, ma di fare Salottica, quindi un salotto più discusso, con più fatti, meno parole. Beh, i fatti, le parole sono tante oggi in effetti, i fatti sono pochi, le ragioni. Senti, comunque parliamo di musica. Io ho ascoltato la registrazione di alcune vostre demo qualche tempo fa e voi state continuando a portare avanti quel progetto che a me sembrava assai interessante, per la verità. Sì, stiamo continuando, stiamo registrando tutte le tracce, tutte le canzoni, diciamo, che abbiamo all'attivo per il momento. Stiamo registrando in uno studio a Rocca Piemonte, che è in provincia di Salerno, e siamo contentissimi di farlo. Ma state facendo anche altri brani, quindi rispetto a quelli che ho sentito, io ho sentito 2 o 3 pezzi. Sì, oltre alla in giro c'è una piccola demo di 3 brani, che sono quelli che hai sentito anche tu. Però ne stiamo registrando altri 7. Possono ritirare i concerti? Sì, la demo si ritira al concerto. Un album intero. Esatto. Autoprodotto. E il vostro fonico chi è? Rocca Piemonte registrato. Produzione produttore, diciamo, artistico, definiamolo così, perché così si definisce la figura, diciamo, di quella persona che cura un po' il packing del CD, insomma, non solo, cura tutto il packing del suono, e quindi si chiama produttore artistico ed è il sino De Angelis. Lo salutiamo, ciao Enzo. Lo saluto anche io, Enzino De Angelis, che lo conosco bene ed è un ottimo musicista e un bravissimo fonico. Siete in ottime mani. Un po' sul vostro genere, io ascoltando la vostra musica, chiaramente voi gravitate decisamente nell'ambito del rock, su questo non c'è dubbio, quindi c'è sicuramente il riferimento alla cultura anglosassone, non c'è niente da fare. Mi è capitato di pensare, ascoltandovi, ai Litfiba di Piero Pelù e ai Negramaro dell'oggi. I Litfiba sono una, diciamo, come dire, un'influenza, cioè, generazionale per quello che ci riguarda, cioè, perché in quel momento storico era il gruppo italiano più famoso, quindi veniva non famoso nel senso che erano commerciali, era il gruppo che andava per la meglio, erano anche più tosti, diciamo, musicalmente parlando. Allora, quindi magari è soltanto l'impronta forte dei brani che magari può richiamare quell'influenza, ma magari l'uso di qualche effetto in particolare che veniva usato anche da loro. C'è un riferimento per quanto riguarda l'aggressività della musica, diciamo, che è tosta, non sono, diciamo, canzonette, no? E invece per quanto riguarda Negramaro, siamo d'accordo in parte, cioè, spiego una cosa: quando facciamo un brano, noi praticamente prima di anche di farlo ascoltare alla gente, deve piacere anche a noi, giustamente, dobbiamo essere convinti di quello che stiamo facendo. Quindi anche un brano magari orecchiabile, però non sulla base, diciamo, di quello che magari fanno i Negramaro, che alle volte è anche eccessivamente soft, diciamo. Hanno momenti anche loro molto indubbiamente sono degli artisti bravissimi, non si discute. Sì, però assolutamente... diciamo, su questo, magari sul fatto di avere brani che possono avere una certa la classica melodia ricordabile, quella dal mio punto di vista dovrebbero averla tutti i gruppi, perché altrimenti rimani chiuso in sala prove a suonare. E poi da altre cose, questa fa parte proprio dell'italianità. Quando avete fatto l'identikit, ho visto che avete utilizzato come parola magica sud. Innanzitutto noi siamo campani, preferisco dire siamo campani, non vero, siamo della provincia di Salerno, abbiamo anche un estraneo con noi, di un'altra provincia che lui... Da dove? La Dellinese del Pisolocca. Scusate, a questo punto qua, avete pazienza, presentiamo tutti i musicisti, ecco. Nome e cognome, mi sembra giusto. Michele Pietri, lui, il batterista. Michele, un applauso a Michele. Poi Francesco Oliva al basso. Francesco Oliva, un applauso ragazzi, non state stupiti. Mauro Correale alle chitarre, perché visto che c'è il microfono adesso possiamo parlare di lui. Credo che non l'hanno sentito con la Giovanni Pellegrino, voce e chitarra. Ok. Io so che voi siete anche impegnati nel progetto giovanile Zivia. Ricordo che Zivia è un'associazione di promozione culturale giovanile.
Siamo partiti con fare un festival, poi diciamo ci siamo dedicati a tutt'altro perché abbiamo ricevuto una proposta dall'ente, quindi diciamo... Qual ente? L'ente? Quello di informare culturalmente, quindi eccetera. Anziria, insomma, lo dice un po' la parola, noi utilizziamo molto nei campani questo termine, l'anziria è qualcosa che ti fa appiccicare, insomma, che non ti fa stare fermo. E quindi è un po' il motore di tutto, di qualsiasi volontà, ovviamente intesa nel senso positivo. E quindi abbiamo voglia, ecco, l'anziria potrebbe essere tramutata come la voglia di fare, voglia di cambiare, voglia di parlare. Torniamo alla musica. So che di recente avete vinto il Festival Stereolab e vi faccio i complimenti per questo. Vabbè, siete brava ragazzi. Anche perché so che questo festival ha dato origine a una nuova parola chiave, Faenza. Volete spiegarlo al pubblico? Io già lo so. Abbiamo partecipato allo Stereolab. Come premio c'è praticamente l'accesso a partecipare al meeting delle etichette indipendenti, che si chiama MEI, che si svolge a Faenza, come hai detto tu. Avremo l'opportunità di poterci esibire, diciamo, davanti a produttori di etichette indipendenti. Questo quando? Fine novembre, i giorni di novembre. E niente, avremo anche la possibilità di poter lasciare il nostro prodotto ai vari e molteplici stand che ci saranno. Me lo auguro proprio di cuore. Io poi quella delle realtà delle etichette indipendenti veramente è una realtà assai santa, perché se dipendesse dalle major, a mio avviso, saremmo freschi e la musica sarebbe già morta. Quindi è una grande cosa e spero proprio che voi riusciate a trovare un vostro spazio, perché ve lo meritate, sul serio. Ragazzi, facciamo un applauso ai salottica.